Fin dall'inizio dell'insediamento al Ministero è stata subito chiara la portata fondamentale della comunicazione in un settore così trasversale e delicato. La campagna, che è stato un po' il focus e il centro della nostra comunicazione, Open to Meraviglia, che abbiamo usato, come credo sia ormai noto a tutti, la Venere di Botticelli. E proprio su questa campagna e sui dati che essa ha generato che vorrei soffermarmi un attimo, perché è evidente e sono consapevole che tutte le campagne di comunicazione hanno critiche, hanno, come dire, non sempre, mai, se una campagna di successo può avere il plauso da tutte le parti. Veniamo ai dati, perché poi una campagna, al di là dell'elemento soggettivo che può piacere o non piacere, come è giusto che sia, però poi si valutano su quelli che sono i dati oggettivi che la campagna genera, aiuta e promuove. La Venere ha effettuato ad oggi 113 viaggi, sia all'estero che in Italia, nel periodo compreso tra maggio e ottobre di questo anno. Ha sfilato per le strade, gli aeroporti, le stazioni principali di tutto il mondo, con l'obiettivo di promuovere le mete turistiche italiane. La sua presenza si è estesa a 50 città diverse, individuate secondo criteri strategici per il comparto e privilegiando luoghi di importanza cruciale. Vorrei sottolineare il successo della prima ondata della campagna che si è svolta da aprile ad agosto, nonché l'attuale andamento positivo della seconda ondata, che tiene anche in considerazione il periodo compreso tra settembre e dicembre 2023. In particolare, la prima fase della campagna ha coinvolto importanti aeroporti internazionali, come in Germania, nei Paesi Bassi, in Austria, in Francia, negli Stati Uniti d'America, in Belgio, in Spagna, in Danimarca, in Canada, in Argentina e in Brasile. Questa presenza che ho cercato di elencarvi è stata amplificata attraverso partnership e campagne digitali mirate, garantendo così un'elevata visibilità nei mercati internazionali più importanti. Inoltre, la campagna ha ampliato la sua portata a livello nazionale, coinvolgendo molti luoghi chiave delle principali città italiane attraverso imponenti affissioni e una presenza significativa anche per quello che riguarda i mezzi di trasporto locale. E vediamo i numeri. Allora, per quanto riguarda il volume di passeggeri aeroportuali, nel complesso degli aeroporti italiani, gli arrivi domestici e internazionali da gennaio ad agosto 2023 si attestano intorno a 132 milioni, pari a un più 23,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Di questi, 85,5 milioni sono provenienti da altri paesi, che rappresentano il 65% del totale. L'analisi dei dati ha altresì evidenziato che la presenza dei turisti, sia nazionali che internazionali, sta arrivando a quelli che sono i dati prepandemici, cioè i dati del 2019. Rifarebbe la stessa campagna, conferendo l'incarico alla stessa ditta che ha realizzato il video sul Made in Italy in Slovenia? È vero che si tratta di uno dei suoi clienti di riferimento e spero che possa negarlo. È vero che il video era stato pre-realizzato, quello in cui si vede una bottiglia di vino sloveno, per capirci, e messo in vendita online dai siti web specializzati nella vendita dei video, come quelli della vendita delle fotografie. E infine, non crede, signora Ministro, che sono sicuro lei ama il suo paese così come amo io e ci tiene che ci sia un'affermazione anche dell'immagine del suo paese del mondo e non ho dubbi su questo, ma proprio per questo non crede che le sue vicissitudini, la sua situazione personale sia d'intralcio all'affermarsi di una corretta immagine del nostro paese, ossia dell'Italia nel mondo in questo momento? Quando lei mi chiede rifarebbe quella campagna, orgogliosamente sì. Poi non lo so, però qua poi ci sono le registrazioni, quindi poi me la vado ad ascoltare meglio nelle sue parole, perché lei ha detto che io l'ho affidata a un mio cliente. Lei ha detto bene? No, lei ha chiesto o ha affermato, perché sono due cose diverse, mi interessava capire il suo lessico.
Ah, lei ha chiesto. Quindi è una grande sciocchezza, perché non ho cliente, non ho mai avuto cliente prima di fare il ministro lo studio creativo di Armando Testa. Ritengo che anziché affidarmi, ed è stata è costato 139.000 euro, ho pensato che era giusto chiamare un italiano come l'agenzia Testa, che conoscesse bene la nostra nazione, piuttosto che magari affidarsi a degli internazionali che sarebbero stati più cult, sarebbero stati più, non lo so. Io penso che un italiano conosca meglio l'Italia, e quindi io rivendico quel tipo di campagna che noi abbiamo fatta, e la rifarei, e non la rifarei. Lei sappia, così magari vi do una notizia, che Open to Meraviglia e la Venere di Botticelli seguirà tutta la comunicazione da qua ai prossimi anni. Anche la campagna invernale della comunicazione dell'Italia nel mondo e in Italia ad alcuni eventi sarà fatta da Open to Meraviglia. Le ultime due domande che le faccio sono: quanto è costata Open to Meraviglia? Perché su questo non si capisce, cioè le prime articoli dicevano 140.000 euro, poi cercando gli affidamenti diretti ce n'è uno da 137 per la campagna Brand Italia, uno da 138 per il servizio di un video e poi altre due da 130-135 per le affissioni, quindi il totale farebbe 140, ma non capisco se sono tutti riferiti a questa campagna o meno, e peraltro tutti sotto soglia leggermente rispetto all'affidamento. Mi occupavo di comunicazione prima di arrivare qui e posso dare ragione solo su una cosa: qualunque campagna abbiamo mai fatto, qualcuna è piaciuta, qualcuna no, quindi non entro nel merito della piacevolezza o del parere personale, perché rimarrebbe completamente un parere personale. Credo che sui mezzi tradizionali, cioè sulla visibilità della campagna negli aeroporti, sì, sia fatto un bel lavoro. Al contrario, credo che sulla parte social questo bel lavoro non si sia fatto. Io ne prendo atto, questa è la sua, come dire, la sua interpretazione. Poi lei mi dice se si poteva fare meglio, ma guarda, io dico magari si poteva anche... No, ecco, le sto rispondendo alla pausa. Adesso lei prima, scusi, io mi sono appuntata qua. No, c'è problema. Lei prima mi ha detto che secondo lei era una sua valutazione che la campagna è stata fatta male sui social. Si poteva fare meglio? Io, guardi, io non ho la presunzione e l'arroganza di pensare che quello che facciamo al Ministero del Turismo sia il meglio in assoluto. Ci proviamo. C'era qualcuno che poteva fare meglio di noi? Sicuramente, può essere. Questo è quello che noi siamo riusciti a fare, e io credo, guardi, ho avuto una grande soddisfazione quando sono andata in Cina, perché WeChat, che voi, come voi sapete, è il social, no? Come se fosse da noi, sta lavorando per fare un gioco con la nostra influencer, quindi credo che questo sia il risultato, e spero che presto, hanno detto che ci voleva poco tempo, e credo che per noi italiani avere su WeChat la Venere di Botticelli con un gioco che promuove la nostra nazione sarebbe un risultato importante. Poi se lei mi dice si può fare meglio, guardi onorevole, tutto si può fare meglio. Tutto si può fare meglio. La pausa, non ha mai fatto una pausa dal 27 giugno alla pausa che lei mi dice. La Venere di Botticelli era in vacanza, in giro per tutta l'Italia, perché abbiamo fatto tutta una serie di riprese, di shooting e di tutto che voi state vedendo da adesso in avanti. Ma era in giro, era negli... Scusi, ma scusate, ma io... Voglio dire, ma poi... Ho ascoltato le domande, fate replicare. Quando voi mi dite la pausa, io non so dove la vedete, cioè la pausa sulla pagina, perché la Venere è andata in giro, come vi ho elencato, e poi vi darò questi dati da tutte... lo so, vi fa ridere, sono contenta, anche perché... Ho visto che le campagne passate sui social effettivamente erano meravigliose. Comunque, queste sono state quello che io penso, così che aveva chiesto anche...